Ogni tastierista nel suo setup dal vivo soprattutto deve escogitare un po' di modi per potersi sempre trovare pronto con i suoni, no? Soprattutto quando hai un concerto come questo dove hai 25-30 canzoni, bisogna essere sempre un po' veloci nel cambio, veloci nelle cose. E la cosa che io ho escogitato come sistema di lavoro è basata sul Logic sostanzialmente. Io ho questa schermata nera che in realtà mi serve poi dal vivo soltanto per vedere i titoli dei brani, però dietro questo c'è un'architettura che mi sono studiato, che arriva già da molti anni, come se fosse un progetto in continua evoluzione. Per cui praticamente ho tutta la mia sezione, chiaramente dei virtual instruments pronta per essere usata, quindi tutti questi sono virtual pronti per l'uso, che corrispondono poi a svariati brani, no? Tutto viene sostanzialmente pilotato da una serie di, si chiamano environment, che sono un po' come i quadri in croci di una volta, dove brano per brano io decido il tipo di virtual da usare, il tipo di situazione sonora, o magari mi porto dal disco, mi porto i suoni dei virtual direttamente su Logic. Dopodiché faccio tutta una specie di collegamento virtuale a seconda del brano, e scelgo i miei suoni, connetto i miei jack virtuali allo strumento e me lo trovo già sostanzialmente pronto. Quando ho fatto questa operazione per ogni canzone, il tutto verrà poi pilotato via MIDI come un program change. Quindi io mando un program change, ci sarà una specie di switch, si chiama cable switcher, che a seconda del programma che gli arriva va a connettersi ai vari environment differenti, ai vari programmi che io ho già pre-creato, e mi prepara, e io praticamente ho già il suono in tempo reale. Quindi questa cosa per quanto riguarda i suoni computerizzati, e poi anche per quanto riguarda, è stata poi espansa anche per quanto riguarda i program change delle tastiere. Per cui io praticamente pilotando con un solo click cambio un programma e cambio i program di tutte le tastiere, e così in tempo reale, senza dover stare lì a smanettare come un matto, ho già tutto pronto. È un lavoro di background che comunque è normale fare in questi ambiti, perché appunto magari cambio scaletta, una qualsiasi cosa, io in un attimo ho tutto pronto. E quindi diciamo che tecnologicamente questa probabilmente è la mia scelta migliore, almeno chiaramente per quanto mi riguarda. Poi ogni tastierista poi avrà i suoi sistemi, però trovo che questo sia particolarmente efficace, ed è una cosa che ho trasferito anche al set di tastiere di Roby, che viene pilotato dal suo backliner dietro, pezzo per pezzo viene richiamato semplicemente un programma e lui ha già tutti i suoni pronti. Quindi questa è la situazione che prediligo per lavorare dal vivo, e anche a volte anche in studio magari si possono anche usare e recuperare determinate cose. E niente, questo è il mio sistemino. Sono Danilo Ballo, suono coi Pooh. Grazie di tutto, a presto, ciao.